La Nuorese, dopo la vittoria per 3-0 sul Selargius, ha decretato il rompete le righe. La squadra osserverà un paio di giorni di riposo per riprendere gli allenamenti in vista della gara difficile contro la Viterbese in programma il 4 gennaio. Torniamo alla sfida con i campidanesi con le interviste di Emanuele Alessandria, autore del secondo gol, e di Antonio Usai, un ex che ha lasciato un ottimo ricordo. È stato uno dei protagonisti della vittoria nel campionato di eccellenza. Emanuele Alessandri si è tornato al gol, insomma una vittoria che mancava da 3 mesi qua al Frogheri. Sì, sono molto contento per la vittoria ovviamente, perché comunque ci mancava, venivamo da 2 sconfitte consecutive, poi in casa mancava appunto la vittoria davanti ai nostri tifosi, quindi doppiamente soddisfatto. Poi sono tornato al gol e sono ovviamente orgoglioso, ma sono orgoglioso di far parte comunque di questo gruppo in una categoria importante come la Serie D, quindi sono molto contento sinceramente. In coppia con Jeddah oggi com'è andata? No, direi bene, dai, potevamo fare anche qualche gol in più. Bene, sinceramente bene, comunque giocatore di un'altra categoria, sinceramente, quindi è facile giocare con quelli bravi. Antonio Usai, un ritorno a Nuoro da ex, avete giocato una buona partita, però tornate a casa senza punti. Comunque, insomma, le prospettive per voi sono ottime. Sì, no, noi ci siamo giocati la nostra partita, poi loro sono stati bravi a fare i gol quando potevano farli. E niente, sì, il ritorno qua a Nuoro per me è sempre emozionante, perché l'anno scorso è passato un grandissimo anno, mi hanno trattato bene tutti, sono stato bene con tutti, quindi comunque appena sono entrato in campo ero un po' emozionato, devo dire la verità. Voi avete dimostrato di poter mantenere questa posizione in classifica, l'obiettivo penso sia quello di fare un campionato tranquillo. Sì, noi vogliamo salvarci, poi se l'avete visto le nostre caratteristiche, comunque siamo una squadra giovane che secondo me ha buone possibilità di fare molto bene quest'anno, e secondo me meritiamo questo posto in classifica, se non qualche punto in più pure.